Appare patta alla Riviera delle Palme tra Porto d'Ascoli e Chieti. Dopo tre partite torna a titolare Cesario, una mossa a cura di Chienese che si rivelerà azzeccata. Partono bene i padroni di casa, i Chieti si difende con ordine e cattiveria. Primo scudo della gara, al secondo con Napolano. Il Cassa 88 ci prova da calcio di punizione. Serra attento, fa sua la sfera. La squadra di Ciampelli aumenta il pressing, al tredicesimo trova il gol con Sensi che beffa Di Renzo e a due passi segna un gol facile facile. I neroverdi ci sono e al 31esimo minuto si fanno vedere con una conclusione di testa di Mancini. Al 36esimo lo stesso Mancini protegge bene la palla, si gira e prova la conclusione. Sulla traiettoria c'è Mercuri che non impatta per un soffio il pallone. Alla terza occasione arriva il meritato gol del Chieti, assist al bacio di Mercuri per Cesario. L'attaccante di testa segna la rete numero 7 in campionato e soprattutto una rete che vale il pareggio. Dopo il duplice fischio si accendono gli animi a farne le spese il mister Chienese che viene espulso. La ripresa si apre subito con un cambio. Chienese manda in campo Barbetta al posto di Masawood ed è proprio dalla corsia occupata al classe 2000 che nasce la prima occasione della ripresa. Una bellissima azione che si conclude con un tiro debole di Cesario. Padroni di casa che si fanno vedere solo alla mezz'ora del secondo tempo con una conclusione dalla distanza di D'Alessandro. Al 38esimo la ghiotta occasione per il Porto d'Ascoli con Spagna, l'attaccante è entrato alla mezz'ora in patta di testa, ma il pallone finisce sopra la traversa. La partita termina dopo 4 minuti di recupero, per il Chieti una prestazione di orgoglio e un punto vitale in ottica salvezza. Giovedì all'Angelini un'altra finale, arriva il Roma City. Io, per quanto riguarda il primo tempo non pervenuto, non mi sembra giusta l'analisi, perché forse i primi 10 minuti, un quarto d'ora, siamo stati un po' contratti, ma anche, ed è anche lecito visto quello che era accaduto la settimana scorsa, avevamo preso gol al 95esimo, quindi magari la squadra era un po' aveva psicologica, poi si è scrollata di dosso questo un po', diciamo, paura ed è uscita fuori ed è stato un crescendo. Abbiamo finito che attaccavamo noi, dopo il gol eravamo nella loro metà campo e abbiamo iniziato il secondo tempo con un altro piglio, perché poi dopo ho tolto Mora che poverino sta facendo anche il Ramadan e quindi un po' di ragazzo un po' debole, poi era stato bravissimo, era stato ammonito, quindi evitavamo, visto quello che era accaduto fino al primo tempo, ho evitato che magari potesse prendere un altro giallo che poteva accadere, però tutto sommato noi oggi giocavamo contro una signora squadra, questa è una squadra che comunque sia ha dei punti importanti, però rispetto all'andata penso che la squadra abbia legittimato oggi il... Dispiace perché nel secondo anno potevamo fare i gol un paio di volte, ma dopo... E quello che mi dispiace di più, e non vogliono essere queste alibi, capita sempre il calcio di rigore che non ci viene fischiato. Io a un tratto sento proprio il rumore su Mancini e non viene fischiato il primo tempo, mi sembra un pochettino assurdo. Io penso che se il Chieti viene a Porto d'Ascoli con questo atteggiamento ci sono da essere orgogliosi. Squadra alla portata, solo per quanto dice la classifica, per quanto riguarda i valori individuali delle due squadre, direi che non c'è assolutamente nulla da dire. Quindi una prestazione di livello, un gran primo tempo, ci è mancata la forza di chiudere la partita nel primo tempo, poi nella parte finale un episodio ha rimesso la partita in discussione, e quando in questo tipo di partite succedono questi episodi e poi il rischio è quello di vanificare il grande sforzo fatto. Siamo rientrati in campo nella ripresa non bene nel primo quarto d'ora e poi invece siamo venuti fuori, abbiamo provato a vincerla con i cambi, abbiamo forzato alcune situazioni fin dall'inizio, sapevamo che oggi c'erano assenze, squalifiche, giocatori infortunati che si sono messi a disposizione a partire da ieri, che hanno fatto il primo allenamento, quindi ripeto, una partita che la squadra ha giocato bene, che meritava nel primo tempo di portare magari ad un doppio vantaggio, poi tra una partita nervosa, una partita fisica, una partita di contatto, come sono le partite anche del Chieti in questa stagione, e noi ci siamo adeguati al ritmo della partita e risultato a parte è la prestazione della squadra da sottolineare.